Allora, l'aggiornamento delle tariffe arriva da quasi 20 anni dall'ultima quindi revisione. Chiaramente fa seguito al taglio lineare che è stato varato nel 2013 in via quindi provvisoria. Al regime quindi le nuove quindi tariffe si alleggerisce di altri 500 milioni di euro di oneri complessivi a carico quindi delle aziende. Così lo sgravio da 1 miliardo e 200 milioni arriva a 1 miliardo quindi e 7, con una diminuzione appunto del tasso medio per i premi, del tasso medio di tariffa volevo dire, del 32,72% per le aziende. Il quadro delle tariffe tiene conto quindi, cioè, la rivisitazione delle tariffe ha avuto l'obiettivo di rendere flessibile appunto la tariffa stessa in base alle trasformazioni tecnologiche e organizzative che ci sono state in questi anni, che ha cambiato il volto delle aziende e anche in moltissimi luoghi quindi di lavoro. È stato ricalcolato quindi il nomenclatore tariffario che attribuisce le attività a tassi di rischiosità differenziati e quindi che si ripercuotono sui tassi medi. Il principio della semplificazione, come ho enunciato prima, fa sì che le tariffe diminuiscono, le voci di tariffa sono diminuite da 739 a 595. Diciamo, alcuni tassi hanno anche subito una diminuzione del 50%, altri invece no, però sono rimasti invariati perché sarebbero cresciuti in ogni caso. Se abbiamo ridotto le tariffe, quindi abbiamo ridotto quindi i premi versati, quindi il premio versato quindi dalle aziende, quindi a beneficio della politica diciamo, di deminare, quindi di diminuire il cuneo fiscale quindi per le aziende, abbiamo rafforzato le prestazioni, le nostre prestazioni, le prestazioni che l'INAIL dà ai propri quindi assicurati, con un aumento di 110 milioni di euro per migliorare appunto le prestazioni. Faccio degli esempi: l'assegno funerario piuttosto che la nuova tabella del danno quindi biologico, la rivalutazione delle rendite e tante altre. Diciamo che l'INAIL da questo punto di vista non vengono meno quindi tutte le attività che fino a mo' abbiamo esercitato ai fini di supportare le aziende. Parlo dei finanziamenti ISI che quest'anno sono, diciamo, si arriva al top con 370 milioni di euro, però per il prossimo anno è un intervento strutturale del nostro istituto e quindi pertanto ci saranno sempre ISI e quindi noi supportiamo le aziende sia con la diminuzione del costo del lavoro sia dal punto di vista dei finanziamenti in ottica prevenzionale.